mi commuove perché mi fa pensare a tanti anni fa, mi fa pensare a lei agli inizi della carriera, a un pubblico che l'ha osannata subito e che ha voluto subito bene a questo personaggio. E non voglio tirar fuori parole perché mi commuovo veramente. Maestro. Stai qua vicino. No, me ne vado. No, stai qua. E poi sarà come morire la notte che non passa mai. E poi sarà come impazzire se vorrai andare via. E se ti chiamo amore tu non ridere, se ti chiamo amore. Amore che non vola, che ti sfiora il viso e ti abbandona. Amore che si chiede, ti fa respirare e poi ti uccide. Notte che non passa mai. Ad averne cantanti come te, che poi tu hai incominciato da ragazzina. Beh, sì, insomma. A cantare. Sì, insomma. Ma la cosa che ho scoperto è incominciato da ragazzino. L'hai scoperto pure tu? Sì. Porca miseria. Lo sapete che lei è debuttato come maschietto? Sì. Abbiamo la sì. prova, questo qui è il disco, guarda. Tu l'abbiamo ce l'hai, trovato. Io non ce l'ho questo. Chiamatemi Andrea. Questo è il disco, il primo disco che ha fatto Giorgia. Chiamandosi Andrea. Aspetta, sei ancora in tempo per non farlo. L'ascoltiamo. Troppo tardi. Vai, appoggia. Ciao. Ma chi sei? Questa è la voce dell'attrice Cristina Montefiori. E tu? Io non ti ho mai visto. No, non mi avete visto mai, signori. Però vi ho scelto come genitori. Cioè, che carina. Non capisco, sai. Come ti chiami? Chiamatemi Andrea. Fatemi entrare. Non basta questo per potermi amare? D'accordo, Andrea. Ma spiegami bene. Non chiederò. Afonato. Afonato.